Per cui se al posto di blocco qualcuno farà delle storie, io non ho responsabilità per te, dice il contadino. Come si dice anche ora, quello che si prende l'autostop. Ovvio, sì, il casello dell'autostrada. E lui, il giovanotto, risponde: pensa per i fattacci tuoi che io ai miei ci penso io. Che già un pipetto duro, si vede subito che il caratterino c'è. Una all'orizzonte, una polvere e una carrozza, va bene? Infatti, rischia di superare la... Lui dice, guarda purtroppo alle tue spalle invece che sta arrivando qualcuno e c'è una carrozza tirata da cavalli, quindi molto più veloce. Ora sappiamo che al tramonto la sbarra veniva chiusa e non veniva più aperta, dopo il tramonto del sole. Quindi solamente uno dei due veicoli avrebbe potuto passare quella sera, l'altro doveva passare la notte lì e solo uno poteva arrivare a Roma, appunto. E vediamo quindi dall'alto l'immagine in questione, c'è la sbarra. In realtà arrivano davanti alla sbarra tutti e due insieme e il contadinello tenta di fermare questi cavalli che stanno arrivando in galoppo. Il cocchiere si infuria, dice: mi vuoi azzoppare i cavalli? E con la frusta vuole dare una lezione al contadino. E interviene ancora una volta il giovanotto misterioso, dando prova appunto al coro del proprio carattere. Quindi tu stai costruendo il personaggio. Costruendo il carattere del personaggio. Certo. Quindi arriva con un'autostoppata, si vede in primo piano questo bel giovane Bruno col cappello, dice questa cosa fiera a colui che lo porta sul carro, finché lo vediamo generosamente difendere il debole. Il contadino, appunto, pur essendo stato lui villano prima col contadino, però adesso che lo vede in difficoltà va a difenderlo. In tre pagine l'eroe si è definito all'inizio nella sua... Certamente. Valore positivo, diciamo. portatore di valori positivi. A questo punto vediamo che cosa succede. Il frastuono chiama fuori dalla porta il comandante della guarnigione. Vuole sapere cosa sta succedendo, gli viene spiegata la situazione. Ah, succede questo e di quello. Lui vuole sapere chi c'è dentro la carrozza. E arriva la prima figura femminile, finora erano tutti uomini, è arrivata una figura femminile. Cosa succede là? È una signora che si chiama Melandroni, della famiglia Melandroni di Siena. E qui entriamo nella storia vera. Nella storia vera, no, questi sono tutti personaggi storici. Che sta andando a Roma, venendo da Siena, con due ragazze che poi scopriremo in seguito. Per il momento vediamo che lei mostra dei documenti al comandante e il comandante dice: vabbè, salga, mi faccia vedere questi documenti. E lei, dandosi un po' di aria, dice: noi siamo la famiglia Melandroni di Siena, siamo una famiglia altolocata. Sì, sì, vabbè, dice lui il comandante. Entra Melandroni. E dà l'idea quindi di una certa rudezza seicentesca. Sì, poi anche del colpo d'occhio del comandante. Sì, ma poi siamo nel 600, nel 700, nel 592, un secolo prima della scoperta della... Infatti, due anni dopo, siamo nel 600, e lo si capisce già da queste immagini. Due anni dopo saremmo stati nel 94. Esatto. Andiamo avanti, Peppe. Allora, tutti nell'attesa che la signora mostri i propri documenti e dell'esito di questa verifica, dalla carrozza spunta fuori una manina e butta via il cappello. Gioiosamente, manarianamente, viene lanciato via un cappello al giovanotto che rimane. Il giovanotto che è stizzito, sapendo il caratterino di cui è dotato. Chi siete voi? E allora queste due ragazze, da notare, una con questi capelli rossi, l'altra invece con i capelli bruni. Chi sono mai? Una si chiama Anna Bianchini, la rossa, e l'altra è figli del Melandroni, la figlia della signora. Della Melandrona. Della Melandrona. Ci sta intanto melandronando. Loro naturalmente si danno le arie di grandame. Di grandame, dicono: lo sa che non bisogna tenere il cappello davanti a due dame. Certo. E lui dice: ma che due dame, siete due ragazzine viziate. Lei è un contadinaccio? No, sono un pittore. Ah, sei un pittore, mi faccio sto ritratto. No? Ecco. Quindi si entra quindi in questa giocosa linguaggio anche. Se li prendo, ve lo do io il ritratto. Semplicemente dice: siamo nell'epoca in cui la lingua è anche veloce, batte. Vediamo dove il dente duole. Qui c'è la signora che scende dalla guardiola. Però noi, nel frattempo, cosa abbiamo imparato? Che abbiamo imparato? Che è un pittore. Un
che è un pittore. Perché prima non si sapeva cos'è. Cioè, abbiamo il personaggio, gli messo il carro, perché ne ha poi difende il contadino, no, poi si scopre che è un pittore. La signora esce dalla garritta sistemando i documenti. Ecco, questo gesto, questa iconografia della mano dietro i capelli significa che c'è stato un atto sessuale? No, non necessariamente. Possiamo pensare male se si vuole, ma insomma... Cioè questa si rimette a posto, è un po' di scena. Si rimette a posto. Vediamo la scena successiva. Ecco, qui si capisce, non è detto. Probabilmente si è in Giappone sì, ma qua no. Non è detto. Comunque il comandante dice, vabbè, alzate quella sbarra e fate passare però non il carro, la carrozza con i cavalli, bensì la carretta con la verdura del contadino. E la signora dice, anche ma come? La signora giustamente mi perito dice, ma come, non eravamo d'accordo così? Certo. E allora lui fa una battutaccia, dice, vabbè, ma signore, i vostri documenti sono così interessanti che voglio darvi un'occhiata anche domani mattina. Così, proprio così. Tu che stai vedendo, ma dito, porca schifosa, che bianco traditore, e l'altro, si vede benissimo. Andiamo avanti. Ancora una volta il contadino dice, guarda che quando arriviamo a Roma io non mi assumo responsabilità. Già detto, dice, no. Entriamo e qui si nota la bellezza dell'immagine e tutto quanto, mentre stia a dire queste cose, davanti al magister. La bellezza delle immagini è perché queste, fra l'altro, sono proprio le immagini autentiche, cioè e questa era la porta nord di Roma tratta da un'incisione dell'epoca, quindi tutti i vari decor che vediamo nella storia sono quelli autentici dell'epoca, cioè, che non esistono più, ricostruiti così. Benissimo, vediamo che succede. Lui entra dentro una Roma che è la Roma, mi dicevi, dei poveri, no? Abitata da questi notturni poveracci che si accendono qualche fuoco, che cercano di bollire quelle poche cose, qualche buccia di patata, cioè la miseria, la povertà. E subito Caravaggio appunto si imbatte nella povertà di Roma, che poi eleggerà come